Queste sono le parti interne, ritagliate peraltro con il cartamodello che è di 12 x 15 cm. Ritaglio tutto attorno, ecco vedete, ritaglio il trapuntino che mi servirà come imbottitura, è abbastanza sottile quindi secondo me è l'ideale. Lo ritaglio in modo tale da lasciare circa un centimetro tutto attorno, quindi un trapuntino, un ritaglio più, più largo nelle due direzioni lascio un centimetro di qua e uno di là in maniera indicativa e quindi questi li metto un attimo da parte e preparo queste striscioline queste sono dei ritagli di stoffa che ho ricavato vedete da questi da queste rimanenze eh, le striscioline le farò tutte quante della stessa larghezza 4 centimetri in particolare per quanto riguarda la lunghezza invece vedi allineo qui e faccio i miei 4 centimetri la lunghezza mh, variabile perché poi avrò bisogno di varie lunghezze quindi cerco di recuperare un pochino i tessuti che ho le fantasie che preferisco quindi ecco la prima strisciolina questo questa la devo ritagliare su tutti e due i lati quindi alleno prima questo lato qua lo ritaglio per bene quindi se avete il cutter e tappetino siete veramente facilitate e anche su quest'altro lato mi alleno e quindi lo ritaglio ecco qui pronta la seconda strisciolina insomma io procedo in questo modo anche per gli altri pezzi vedete, questa già l'ho preparata questa qui è un pochino più corta e questi pezzi qui pure li posso usare per ovviamente li scelgo in base al mio gusto ecco questo è un pochino più corto però va bene lo stesso la larghezza vi ripeto è di 4 centimetri le lunghezze sono sono diverse quindi mi preparo un pochino di questi pezzi qua adesso li vado a sistemare sull'imbottitura il primo pezzo lo devo sistemare proprio secondo la diagonale quindi prendo uno abbastanza lungo vedete da angolo ad angolo quindi dall'angolo in alto a quello in basso la devo sistemare così con il dritto verso di me e poi procedo applicando gli altri pezzi in questo modo più o meno Allora, metto per bene il primo la prima strisciolina e la cucio con un punto dritto, la lunghezza è di 3 mm e potete farla a bordo piedino tranquillamente oppure potete farla a mezzo centimetro dal bordo, come siete più comode, ok? Quindi faccio tutta questa cucitura, il tessuto è dritto verso di me. Questo è l'unico che devo sistemare così perché poi queste altre striscioline le metto dritto su dritto, allineo per bene su questo bordo e quindi procedo con la cucitura. Ecco qua, lo, lo vado a cucire fino in fondo. È importante fare una cucitura ben fatta, cioè proprio parallela al bordo e poi appiattire per bene. Qui in realtà... Si può anche stirare, però, poiché è un lavoro di piccole dimensioni, viene bene anche così. Adesso sistemo un altro pezzo. Ora allora, qui conviene bloccare con uno spillo, non proprio vicino al bordo in modo da non intercettarlo. E poi applicare l'altro pezzettino allineato sempre per bene e si riprocede di nuovo con la cucitura. Quindi il consiglio è quello di fare delle cuciture ben parallele al bordo, ecco e poi bloccare così. Guardate, rimane pochissima imbottitura oltre, diciamo, la strisciolina. Quindi la blocco perché sicuramente questa parte poi verrà eliminata. Se è meno di un centimetro, lasciatelo, ecco, blocco così e vado sull'altro lato e qui metto sempre la misura deve essere ecco, almeno deve coprire, insomma, tutta quanta l'imbottitura, questo viene da sé. Forse questa non è sufficiente, ecco, questo qua. Un'altra cosa che faccio sempre, ecco, la lunghezza mm, metto questo. Allora, importante è alternare anche i colori, quindi faccio così e procedo. Quindi è anche un'operazione divertente questa qui di recuperare i tessuti in questo modo. Blocco e continuo così ovviamente. Quindi metto lo spillo e adesso sistemo un altro pezzettino di stoffa, questo qua. Ecco qui l'altro pezzettino lo sovrappongo insomma procedo sempre allo stesso modo eh, come vi ripeto i tessuti l'ideale è quello di stirarli ma questi sono tessuti di cotone comunque se l'oggetto ha piccole dimensioni si riesce ad essere precisi anche senza fare ehm, diciamo complicarsi troppo la vita stirare eccetera eccetera però se volete fare lo stesso astuccio più grande il consiglio assoluto è quello di stirare tutti i pezzi di di tessuto quindi anche in questo caso allineo ed effetto la cucitura. Io la blocco sempre all'inizio alla fine, però se vi capita di non bloccarla, poco male. Utilizzate anche un punto corto, quindi massimo 3 mm, blocco anche questo pezzo. Adesso vado a coprire l'angoletto qui, metto un pezzettino di tessuto non è una fascia è un pezzettino che ho recuperato perché devo coprire solo l'angolo quindi non deve essere neppure della stessa larghezza degli altri ecco qua lo blocco così e adesso cosa importante lo devo bloccare anche alla fine quindi metto uno spillo vado sul retro e blocco proprio sull'angoletto ecco qua il pannello è pronto ecco il pannello veramente carinissimo e lo potete eventualmente anche ribattere qui con delle cuciture io lo lascio in questo modo questo è il cartamodello che trovate nell'info box con cui ho ritagliato anche l'interno la parte che metterò all'interno e adesso vado a ritagliare guarda allineo qui per bene e quindi quindi devo allineare la diagonale, questo è importante e poi riporto il contorno. Meglio ancora se questo cartamodello voi lo riportate su un cartoncino leggero perché viene ancora più preciso. E a questo punto si deve ritagliare. Io lo faccio con cutter e tappetino perché in questo modo è veramente più preciso, secondo me anche più rapido. Però se non avete cutter e tappetino, ritagliate con le forbici proprio lungo ehm, queste linee che ehm, le linee tracciate, quindi quelle con la penna. In questo modo invece ho la possibilità di assicurarmi ogni volta di fare un controllo anche con la squadra per vedere se effettivamente è... gli angoli sono a 90°, gradi, quindi viene veramente preciso come lavoro. Vedete, 15x12, adesso possiamo si vede perfettamente ecco qua questo è l'altro pezzo che ho preparato completamente diverso e vi consiglio di fare adesso una bella cucitura con il punto a zig zag sul contorno per rifinire il contorno e quindi poi per mm, gestire meglio questi due pezzi di questi due pannelli ok? quindi io vado proprio sul bordo e faccio un punto a zig zag all'angolo mi fermo ago in basso e vado nell'altra direzione questo poi resterà all'interno quindi non si vedrà ma come vi ripeto io vi consiglio di farlo perché blocca per bene tutto quanto e insieme fermo così pronto allora, guardate se li metto così, guardate che carini che sono. Adesso devo sistemare la cerniera in alto, quindi li vado a mettere così in modo tale da specchiare i tessuti. Per mettere la cerniera devo marcare un centimetro e mezzo su un lato ed un centimetro e mezzo sull'altro lato. Eccolo qua. Io adesso lo marco proprio con la penna e tolgo lo spillo ecco. allora questa cerniera qui è, è più lunga quindi la dovrò accorciare la vado a sistemare proprio così guardate qui marco sui due lati e allineo al pannello così vedete mi allineo al pannello e poi fino qui in fondo apro tranquillamente tutta quanta la cerniera e la blocco per un attimo adesso faccio questa cucitura allora utilizzo ovviamente il piedino per le cerniere sempre con il punto dritto parto dal bordo faccio attenzione perché quando arrivo qui devo piegare la cerniera fino alla marca che c'è in basso quindi muovo la cerniera sul lato ecco così e la blocco in questo modo qua oppla e taglio sto filo adesso sistemo la parte interna tessuto dritto su dritto e lo allineo per bene guardate inizio la cucitura praticamente ripeto già la stessa cucitura che ho fatto semplicemente applico la parte interna ecco qua e ora apro e ribatto ovviamente per bene quindi sposto la fodera, guardate che carina questa parte qua sposto così ma questo lo elimino subito tanto non ecco qua Elimino questo e procedo con la cucitura, quindi tengo per bene tesi i tessuti, li tengo proprio e faccio questa, vado a ribattere, sto tirando la fodera per bene in modo da allinearla e quindi parto con la cucitura ed ecco qua. Arrivo qui e mi fermo. È bene fermarsi anche qualche millimetro prima. Guardate, allora devo sistemare quest'altro pezzo. Lo dovrò mettere così. Quindi la cerniera adesso la vado a posizionare per bene. Vedete, questo lo metto comunque dritto su dritto. Fate attenzione a questa marca laterale. Questa qui la sistemo per bene. E vado a cucire come ho già fatto e poi quindi adesso lo blocco per un attimo. Eh. Quindi vado a fare la cucitura come ho fatto già anche per l'altra parte e poi applico anche la fodera. Quindi piego questa parte qui come ho fatto prima ed inizio la cucitura. Vado così fino a alla fine, quindi cerniera ben allineata. Io preferisco fare con due passaggi questo e poi la fodera, così viene più preciso, però le più brave possono fare ecco fodera e farla in un unico passaggio. Quindi allineo anche questo e ripeto praticamente la stessa cucitura. Ovviamente ho messo la fodera con il dritto sul dritto del tessuto, questo è importante, e quindi faccio questa ulteriore cucitura qui blocco per bene il punto alla fine e adesso come ho già fatto anche prima devo ribattere. Quindi apro così e faccio la ribattitura. Faccio vedere di nuovo, ma semplicemente devo tenere ben tesi i tessuti e partire a qualche millimetro dal bordo e terminare poi a qualche millimetro dall'altro bordo, quindi tengo per bene e faccio la cucitura con il punto dritto ovviamente è un punto che blocco come tutti quanti gli altri allora questa questa qui lei lei meno tanto e sporge troppo quindi arrivo giù e blocco adesso devo unire il mio astuccio quindi chiudo seppure parzialmente mi raccomando bisogna lasciare un po' aperta questa cerniera metto dritto su dritto faccio combaciare per bene e poi vado a far combaciare qui dove c'è la cerniera guardate elimino lascio un centimetro e guardate la sistemo in questa maniera qua ok ecco qua e poi blocco anche di qua fermo per bene il tutto prima di fare la cucitura quindi qua faccio combaciare e metto una pinzetta e poi ecco qui adesso sono pronta per le cuciture parto dalla parte bassa interna ah, ecco cambio il piedino e metto il piedino la cucitura standard quindi tolgo quello per le cerniere faccio una cucitura a bordo piedino blocco il punto qui giro e vado nell'altra direzione quindi adesso faccio tutto quanto il contorno la fodera ecco faccio attenzione qui con la cerniera ma non ci sono parte metalliche, quindi vado tranquilla, arrivo qua in basso, faccio ago in basso e vado di nuovo a bordo piedino. Quindi continuo così su tutto il contorno, ago in basso e qui devo stare di nuovo a bordo piedino. Ecco, tengo fermo qui dove c'è la cerniera e continuo Sto utilizzando un ago universale, un ago per il cotone 80 qua lascio l'apertura. Quindi blocco il punto. Adesso elimino questi eccessi di imbottitura di tessuto che ci sono sull'angolo, l'angolo questo interno, insomma. E quindi adesso non mi resta che girare sul dritto. le lascio sempre particolarmente eh, piccole e quindi poi si fa un po' più di fatica per far passare tutto quanto l'astuccio però insomma poco male ecco alla fine riesce ad uscire per bene così sistemo quest'angolo di qua faccio sistemo gli angoli allora qui dove c'è la cerniera spingo un pochino e apro e apro l'astuccio quindi si apre senza difficoltà, giro per bene sul dritto. Qui prima di chiudere, poi l'apertura all'interno. Io sistemo per bene gli angoli perché, se è necessario, togliere altro tessuto, altra imbottitura. Ho la possibilità di farlo. Eh. Quindi, eh, l'apertura la, la, diciamo, che c'è all'interno dell'astuccio per risvoltare va chiusa per ultimo quando siamo sicuri di, aver, di non dover girare sul dritto. Comunque, ecco qui come si presenta l'astuccio. Veramente molto molto carino, vedete sul lato, va così. Molto molto carino, un amore. <ride> ed eccolo qua. Allora guardate, si apre facilmente. Vedete, termina così, ed ecco qua sull'altro lato. Scegliete il lato che preferite. Allora la larghezza è di. 3, 12 e qui di 10 centimetri, quindi scusate, di 13 per 12 centimetri. Un elemento in più che secondo me lo va un pochino a caratterizzare è questo nastro che è di circa 15 centimetri e lo faccio passare qua, quindi faccio un bell'nodino. Ecco, ovviamente, questo è del tutto opzionale, però è carino. Secondo me quindi elimino queste parti. Rifinito per bene. Io lo trovo particolarmente carino. Anche molto utile da tenere in borsa per i piccoli getti, per le monete, per gli assorbenti. Voi che ne pensate? Lasciatemi il vostro pensiero nei commenti. Io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio. E vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao.